Allora, stamattina ci chiama questo IT manager olandese di una multinazionale americana perché un nostro cliente è stato acquisito da questa multinazionale. E quindi il nostro cliente è in cloud, no, nel nostro cloud, in virtual desktop. Loro usano anche loro per i loro 6.000 dipendenti in virtual desktop. E ci scambiavamo come lavorate voi, che cosa usate, questo e quello. E poi si parlava della transizione di questo cliente da noi alla loro infrastruttura. A un certo punto ha detto: ma non è che noi sempre assorbiamo questi utenti, a volte li lasciamo anche dove sono, se ci conviene. Per esempio, ma quanto costa un vostro utente? Ma ha detto: guarda, considerando tutto, se divido quello che paga all'anno sui 25.000, dentro c'è la posta, eccetera, considerando il numero di utenti diviso 12 mesi, sono circa 145 € a utente al mese. E non finiva più di ridere perché i loro costi sono tutta un'altra cosa. È evidente che pesa molto l'utilizzo di Azure in queste grandi infrastrutture che ha costi imparagonabili. Però insomma, quella cosa mi ha fatto un po' ridere perché così l'ha condivisa con i miei collaboratori perché noi non ci rendiamo conto in Italia che i prezzi che ci sono all'estero su una soluzione di cloud olistico, cloud che fa tutto, che proprio spegni i data center, metti tutto via, da noi sembra tanto quella cifra lì, tutto compreso, i server dei gestionali, eccetera, eccetera, per loro sono cifre da ridere, sono sulle 3 volte, 4 volte quello che spendiamo noi. Vabbè. Ciao ciao!